Allora, qua non ci capisco più niente. Qua abbiamo la GoPro e l'iPhone 13 Pro. GoPro, iPhone 13 Pro. E differenze video. Allora, c'è un discorso da fare, no? Che l'iPhone fa un video davvero impressionante dal punto di vista proprio del display. Quando lo vai a vedere nel display fa paura, da tanto è perfetto, perché è in HDR, mentre adesso questo lo spengo, tanto ve lo metto solo un pezzetto. Fa dei video davvero da paura in HDR, però si possono vedere praticamente solo su iPhone. Io, una volta che li metto su qualsiasi altro device, perde la brillantezza e questo non si capisce. Ho provato a chiedere anche a Apple, ma non hanno capito la mia domanda. E a capire mi può aiutare il fatto che, ad esempio, se lo metto in risparmio energetico, lo vedo esattamente come quando lo esporto. Quindi questa cosa mi fa pensare che il display abbia una retroilluminazione particolare che dà quella lucentezza, quella vividezza solo dal display dell'iPhone. Perché credetemi, se voi vedete un video girato in HDR sull'iPhone, fa impressione. Io non ho mai visto nulla di così definito, mai. Ma una volta che lo provi a esportare, ma anche sul Mac, non è questione di compressione, esportalo dove vuoi. Fa da così a così, dal giorno alla notte, diventa più scuro e non c'è verso. Apple mi ha detto di provare a cambiare impostazione, che non c'entrava niente, l'ho cambiato e non è cambiato niente. Però io vorrei capire come poter utilizzare questi video in HDR spettacolari dell'iPhone al di fuori dell'iPhone, perché è inutile che io mi giro un video e lo posso guardare io. Sì, è bellissimo, ma io voglio farlo vedere a voi, questo video così bellissimo. E questa cosa non la capisco. Purtroppo al momento rimane tutto all'interno di iPhone. E perché iPhone 13 Pro, però ho preso anche la GoPro? Perché se voi volete fare un video stabilizzato, l'iPhone fa paura, non va bene, non va bene. Anche l'ultimo stabilizzazione, tutto, ma GoPro o Action Cam messo sulla pettorina o dove volete, non c'è paragone. Se avete l'esigenza di fare dei video in movimento, tipo bici o cose del genere, l'iPhone 13 fa dei video bellissimi, ma se voi fate delle riprese a mano, da fermi, dei vlog, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Però se fate in movimento, purtroppo no. Ma giustamente, è un telefono, per le cose in movimento va benissimo la GoPro. E la qualità video non lo so, adesso provo un attimo l'HyperSmooth 4 giù in discesa, lo provo a mettere a bomba e vediamo un attimo. Adesso questa è versione lineare, adesso lo sposto, lo metto al massimo della. Farò due prove, prima a metà e poi a manetta con l'HyperSmooth a tutta. Vediamo un po' come reagisce rispetto al vecchio. Io avevo il 2, il 3 l'ho droppata perché la GoPro 9 non l'ho avuta. Adesso qui c'è molto vento, vediamo anche come si sente l'audio. Anche lì su iPhone, essendo stereo, ogni tanto si sposta, fa dei casini. Andiamo poi giù a vedere l'HyperSmooth. Andiamo di HyperSmooth metà. Ok, a metà potenza.
stretto perché l'Hypersmooth è bostato, è al massimo. Ok, qui invece versione cinematica, quindi diciamo senza curvatura della lente, e dovrebbe tenere l'orizzonte, no? Ricordo male. Allora, queste sono le tre modalità. Adesso provo a metterlo con l'Hypersmooth sul manubrio, vediamo un po' come rimane. E, avete capito perché ho preso la GoPro nonostante abbia l'iPhone 13 Pro? Proprio per il discorso della stabilizzazione. Un pezzo così farlo con l'iPhone è impossibile, a parte sulla pettorina, che va bene, uno metti che ce lo metta anche in qualche modo, ma poi rimarrebbe un video inguardabile. Adesso l'ultimo pezzo ve lo faccio sul manubrio e vediamo un po' com'è. Comunque, giudicate voi, io ho registrato tutto in 4K, al 5K non me ne faccio niente perché già il 4 per me è già esagerato. Prima era a mezza Hypersmooth, adesso è a manetta bostata. E quest'ultima ripresa era al massimo della stabilizzazione. Adesso vado a casa e vediamo. Ciao.